Battipaglia, crisi del settore industriale. Sicurezza stradale a Battipaglia, il comune interviene. Eboli, parco ad Inolfi, riprendono i lavori. Pestum, messa in sicurezza, molo delle sirene. Lo specchio bianco, venerdì la presentazione al San Leonardo. Festa dell'ambiente, al via la prima edizione a Ponte Cagnano. Un'altra azienda di Battipaglia, la Simer, situata nella zona industriale, subisce l'effetto della crisi. Lo scorso anno il personale dell'azienda è passato da 72 a 62 unità. Nei mesi scorsi, in maniera ancora ufficiosa, la Simer ha avviato dei colloqui con dipendenti e sindacati nell'ottica di un dimezzamento dell'organico. L'azienda sarebbe pronta a mandare a casa 37 operai, indirizzandoli al prepensionamento, ma questo, secondo alcune voci che giungono dall'azienda, non dovrebbe mettere a rischio gli attuali volumi di produzione. La speranza è che si riesca a trovare una soluzione per non creare altra disoccupazione in una città già duramente colpita. La commissione straordinaria del comune di Battipaglia ha ordinato la messa in sicurezza di alcune strade che dal centro cittadino di Battipaglia conducono alla fascia costiera. Entro fine mese partiranno piccoli interventi come la copertura di buche e voragini o la segnaletica. Non è escluso che il comune possa predisporre un presidio della polizia municipale sulla fascia costiera e attivare, in accordo con l'ASL di Salerno, una sorta di guardia medica turistica in località Aversana, vicino alle spiagge battipagliesi. Il sindaco Martino Melchionda ha confermato che venerdì saranno sottoscritti gli atti per riprendere i lavori in via Dinolfi. Si tratta della costituzione della nuova associazione temporanea di imprese che dovrà realizzare i parcheggi rimasti in sospeso. Il primo cittadino di Eboli ha anche chiarito i termini del nuovo accordo con le imprese per la realizzazione dei parcheggi. La ditta realizzatrice si è impegnata a riqualificare tutta la zona in via Carlo Rosselli, che in un primo momento era stata lasciata fuori. Al via i lavori di messa in sicurezza dello specchio acqueo antistante il molo delle sirene, in località Laura Varolato. Il pontile era stato interdetto all'utilizzo, così come lo specchio acqueo circostante e un tratto di arenile. Il provvedimento, contenuto all'interno di un'ordinanza emessa dal sindaco Italo Vozza, era stato emesso in esecuzione di una nota dell'ufficio circondariale marittimo di Agropoli, che segnalava il pericolo per la pubblica incolumità a causa della presenza di spuntoni metallici in mare situati nelle immediate vicinanze del pontile. L'intervento di bonifica consiste nell'eliminazione degli spuntoni e dovrebbe concludersi nel giro di qualche giorno. I lavori effettuati dagli operai della Selecalore si avvarranno dell'ausilio di sub di una società di Agropoli. Venerdì 23 maggio alle 11 presso l'Aula Scozia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno si terrà la presentazione dell'associazione Lo Specchio Bianco, che si pone l'obiettivo di dare sostegno morale e materiale ai genitori dei bambini ricoverati nei reparti di terapia intensiva neonatale della provincia di Salerno. Alla conferenza saranno presenti il direttore generale del Ruggi d'Aragona Vincenzo Viggiani, il direttore generale ASL di Salerno Antonio Squillante, il direttore sanitario del San Leonardo Domenico Della Porta, il presidente della l'associazione Lo Specchio Bianco Alfredo Giorleo, la neonatologa della TIN del San Leonardo Maria Grazia Corbo e il vicepresidente Vivere Onlus Modena Monica Collini. Domenica 25 maggio dalle 9 si terrà a Ponte Cagnano Faiano presso l'oratorio di Picciola la prima edizione della Festa dell'Ambiente organizzata dalla Guardia Rurale Ausiliaria. Il programma prevede giochi per bambini e per adulti. Nell'ambito della festa nel pomeriggio si terrà anche la quarta edizione Cani in Passerella, durante la quale i padroni dei cani sfileranno insieme ai propri fidati amici. A seguito ci sarà anche la tanto attesa Benedizione degli Animali. I bambini saranno organizzati in quattro gruppi, a seconda dei giochi a cui partecipano, e saranno premiati i primi tre classificati di ogni gruppo.